Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Intanto vi auguro un buon 2024, visto che non ci siamo visti e ci vediamo solo oggi. Io mi sono, come vi avevo già detto, mi sono presa un po' di tempo per stare con i ragazzi in modo da, insomma, stare con loro e fargli fare i compiti, quindi stargli dietro, non farglieli fare, più che altro stargli dietro i compiti, preparargli qualche manicaretto in più, insomma, dedicarmi a loro. Siamo all'ultima festa, diciamo, che conclude, come si dice, l'Epifania, ogni festa porta via più o meno, quindi oggi è la vigilia della Befana. Nulla, volevo presentarvi un piatto tipico pugliese per chi è amante delle cipolle. Perché vi voglio presentare questo? Perché oggi, mentre sfogliavo la mia agenda vecchissima del 1994, pensate voi da quando ce l'ho e ho tutte le mie ricette, volevo farvi presentare una di queste ricette, che è il calzone di cipolle, dicevo, per chi è amante delle cipolle. Allora, intanto domanda: voi avete per caso un'agenda in casa dove riassumate ogni tanto qualche ricetta? Allora, io le ricette che mi sono venute bene durante gli anni, che le ho modificate, che io modifico, faccio un po' di variazioni, le segno ancora oggi in quell'agenda perché è lunghissima, quindi segno proprio tutte le ricette che ci tengo ad avere una ricetta che vedo che vengono veramente bene e quindi per replicarle. Voi avete un'agenda di queste? Fatemi sapere nei commenti. Comunque, niente, bando alle ciance. Ora girerò la telecamera, vi farò vedere i primi ingredienti perché andremo a preparare la prima parte di questa, chiamiamola, è un calzone di cipolla, tipo una torta salata. Quindi andremo a vedere la prima parte perché poi dopo il ripieno dovremo farlo raffreddare e poi andremo in un secondo momento a fare la parte esterna, che la parte esterna non ha bisogno di lievitazione, non ha bisogno di niente, cioè solo di essere impastata. Quindi niente, ora andiamo a vedere questi ingredienti e a fare la parte interna dell'impasto. Allora, eccoci qua. Abbiamo detto le cipolle. Io ho messo, quindi abbiamo 7 cipolle di quelle tonde, quelle arancioni, no? Perché ora ve ne faccio vedere una. Sono queste. Però le ho messe le più grosse. Questa è piccolina, io ho messo 7 di queste grosse. La vera ricetta non prevede queste cipolle, ma prevede le cipolle lunghe, però qui è difficile trovarle, la facciamo con questa, tanto è sempre cipolle, viene bene uguale. Quindi andiamo a mettere sul fuoco 7-8 cipolle tagliate. Allora, vi do un consiglio per evitare di piangere: o le mettete in frigo, la mattina, non lo so, dipende, la sera prima, per il giorno dopo, più stanno nel frigo e meglio è quando andrete a tagliarle, oppure se vi dimenticate di metterle in frigo, per evitare di piangere, le mettete in una ciotola con l'acqua, le tagliate, le pulite, le tagliate a metà e le lasciate per 10 minuti prima di andarle a tagliare. Così eviterete di piangere. Questo, diciamo, era un'apertura, una chiusura parentesi. Una volta che non avete pianto o avete pianto, questo poi se è meglio non piangere perché 8 cipolle sono tante, andate a mettere le cipolle all'interno del tegame con dell'olio. Olio, diciamo un bicchiere tipo questo, più o meno va bene. La grandezza di questo bisognerebbe abbondare un pochino, quindi un bicchiere di quello. Così di olio. Andiamo ad accendere i fuochi e poi, una volta che abbiamo acceso i fuochi, lasciamo appassire la cipolla per un po'. Devono passare almeno un quarto d'ora che si appassisca, perché poi dopo andremo avanti con gli ingredienti.
Ok, a questo punto, visto che si è appassita un pochino, possiamo procedere con il mettere dentro le olive. Queste sono olive salate, queste sono quelle che ho fatto io, però in commercio comunque le trovate le olive salate e mettete tranquillamente le olive sotto sale, quindi in salamoia. Poi mettiamo anche il pomodoro, ma pomodoro questo va a piacere, io ne metto pochissimo giusto per colorare un po' diciamo la cipolla. Poi metteremo un cucchiaino di ricotta forte se la trovate e se volete metterla, altrimenti potete fare anche a meno di mettere la ricotta. Come dice la parola stessa, ricotta forte, perché è veramente un sapore forte. Quindi io metterò un cucchiaino per potergli dare il sapore alla cipolla. Quindi poi una volta messa la ricotta forte, perché gli andremo a dare il sapore all'interno del calzone, andiamo a mettere un po' di latte. Io metterò questo bicchiere. Perché andiamo a mettere il latte? Perché il latte ci aiuterà a digerire meglio la cipolla. Metto tutti gli ingredienti subito, poi andrò a mettere alla fine del formaggio, una spruzzata di formaggio sopra, però voi potete anche decidere di mettere le olive crude. Io invece le metto, gli faccio dare giusto una ripassata e poi vado a spegnere subito. Perché vado a spegnere? Faccio questo per fare in modo che la cipolla rimanga croccante, leggermente croccante, ok? Altrimenti se la facciamo appassire troppo, insomma, la cipolla si ammorbidisce troppo. Ora la lascio così, la lascio riposare e raffreddare. Poi, dal momento che si sarà raffreddata, andremo a fare l'impasto. Eccoci qua. Allora, nel frattempo si è raffreddato l'impasto da mettere all'interno, noi andiamo a fare la parte esterna, che è velocissima, ma è anche un impasto particolare. Perché il calzone di cipolla viene fatto con la maggior parte di vino, non acqua. Va aggiunta anche un po' d'acqua se ce n'è bisogno, altrimenti è un impasto che va proprio fatto con il vino. Quindi creiamo al centro, solita fontanina, andiamo a mettere mezzo lievito di birra con del vino, ovviamente il vino a temperatura ambiente. Sciogliamo come quando si usa l'acqua. Allo stesso modo, sciogliamo il lievito. Vado ad usare le mani perché devo sentire proprio il lievito che mi si scioglie. Poi vado ad aggiungere un bicchiere d'olio, quindi un bicchiere di vino, un bicchierino di olio. E poi nell'angolino mettiamo il sale che andremo a prenderlo piano piano e impastiamo. Se vediamo che all'impasto c'è bisogno di aggiungere dell'acqua perché magari fa fatica ad incordarsi, allora gli aggiungiamo un pochino di acqua. Ecco, così, in questo modo. Gli aggiungiamo dell'acqua e lavoriamo. Di solito in questo impasto io metto un bicchiere di vino e mezzo bicchiere di acqua. Poi ovviamente dipende sempre dalla farina. A questo punto, quando la farina, l'impasto ha preso tutta la farina che abbiamo in giro, allora passiamo sul tagliere. Andiamo ad impastare per bene. A questo punto io lo divido già in due palline,
una un po' più grande e una un po' più piccola, la lavoro perché una mi servirà per la parte sotto e l'altra invece mi servirà per la parte sopra. Comunque, tagliandole in due ci aiuteremo a lavorare meglio l'impasto, perché è un po' duro, non è molto morbido, e quindi ci aiutiamo un pochino a lavorarlo meglio. Quindi, una volta che ci diventa più o meno liscio, lo mettiamo da parte e lo lasciamo riposare. Nel frattempo andiamo a fare la pallina, quindi a lavorare la seconda pallina, che è la parte del coperchio che andrà sopra. Ok, allora questo impasto non si fa lievitare, quindi è un impasto che aspettati 10 minuti poi si andrà a lavorare. Quindi ora attendiamo questi 10 minuti e poi andiamo subito a stenderlo. Allora, passati 10 minuti, andiamo a stendere l'impasto. Io in questo caso ho il tegame rettangolare e stenderò l'impasto, farò l'impasto insomma in modo rettangolare. Questi 10 minuti ci servono per far sì che l'impasto si ammorbidisca leggermente, che non sia duro, che si lasci andare, perché questo qui non va fatto assolutamente lievitare. Stendiamolo il più possibile e poi andiamo a metterla all'interno del nostro tegame. Gli date la forma del tegame . Una volta fatto questo, andiamo a mettere all'interno il composto di cipolla. Lo adagiamo per benino. Qui poi io vi ho detto 7-8 cipolle, ma ognuno può anche abbondare, cioè può mettere anche più cipolle, va sempre proprio in base al proprio gusto, se piace più cipolla, se piace meno, dipende da come preferite. Una volta fatto questo, gli diamo una spolverata di formaggio. E poi mettiamo da parte e andiamo a creare la parte da mettere sopra il coperchio. Quindi lo stendiamo come abbiamo fatto prima, per bene il più fine possibile. Quindi stendiamolo al massimo. Ok, ora prendiamo l'impasto e andiamo a metterlo sopra, a creare il coperchio. Così, una volta sistemato, andiamo a richiudere i lembi. Una volta chiusa per bene, prendiamo una forchetta e bucherelliamo. Questo serve a non far gonfiare l'impasto. Ora mettiamo l'olio. E lo spalmiamo con le mani. Fatto questo, riprendiamo la forchetta e ribucherelliamo un po' qua e là.
Ora, senza far lievitare, inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. 20 minuti, controlliamo. Questo, la cottura dipende anche dal forno. Noi andremo a cucinare con il forno a ventola, quindi sicuramente ci vorrà meno. Ora inforniamo. Ecco qui il calzone di cipolle. Ora andiamo a farlo raffreddare perché è bello caldo e poi una volta che è raffreddato lo tagliamo. Eccolo qua, quando si è completamente raffreddato andiamo a tagliarlo. Guardate. Allora, io in questo, diciamo, nel composto interno, vedete com'è ripieno di cipolle, non ho messo il sale perché ho aggiunto il pecorino. E poi ho messo anche la ricotta forte, che quella è anche un po' salata. Però, se voi ritenete opportuno, potete tranquillamente mettere un pizzico di sale, ma anche un po' di pepe. Quello va, insomma, un po' a proprio gusto. Eccomi qua. Allora, vi ho fatto vedere il calzone pugliese con le cipolle. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, è buonissimo, a chi piace la cipolla è veramente ottimo, vedrete che facendolo in questo modo, aggiungendo il latte, viene un pochino più leggero, comunque la cipolla non appesantisce. E niente, ora chiudo questo video e ci vediamo nel prossimo video, non so se farò un video di pulizie, non so se... farò un video ora, vediamo, visto che sono ancora intenta a cioè ancora con questi festeggiamenti, che ci sono le feste, quindi stiamo preparando un po' di cene e vediamo un attimino se, altrimenti le pulizie le rimandiamo poi tra qualche settimana, tra una settimana, ora guardiamo bene, mi organizzo un po' e poi vi faccio sapere. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettermi un like come al solito. Se siete appena arrivati sul canale, non vi siete ancora iscritti, vi siete dimenticati di iscrivervi, ricordatevi di iscrivervi. E niente, vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Ciao da Cecilia, al prossimo video. Ciao, buona Befana, ciao.